Presidente Francesco Dauria, al termine di una settimana un po' complicata a livello fisico per la sua Felipharma, però insomma non ci piangiamo addosso, anche perché domenica c'è una gara come sempre molto sentita, quella di Imola, sentita dai tifosi, immaginiamo anche da te press e soprattutto dalla squadra. Ecco, che partita ti aspetti domenica? Ah, una partita complicata come comunque lo sono tutto quest'anno, come già ho detto in passato, vedo un campionato molto equilibrato e quindi Imola è una squadra particolare, mi sento di definirla, perché ci ha sempre fatto vedere che magari quando è in un momento di buio poi magari fa due o tre colpi importanti e si riporta in testa alla classifica o a metà classifica. Quindi è una partita, un palazzetto particolare. Noi vogliamo sfatare questo tabù perché ormai sono diversi anni che non riusciamo a vincere a Imola. Abbiamo vinto solo in amichevole e quindi speriamo di portare 2 punti a casa. Ecco, quanto sarebbe importante, insomma, tornare a vincere fuori casa dopo che il Fortino MF Palace è ancora imbattuto. Ecco, quanto sarebbe importante centrare un colpo esterno? Ah, sarebbe fondamentale, anche in vista della partita in casa con Caserta, ci porterebbe ancora di più autostima. Credo che abbiamo tutte le qualità di portarci 2 punti a casa e dobbiamo provare a far di tutto per portare questi 2 punti a casa. Una gara molto sentita anche dai tifosi che continuano a seguire la squadra sempre più numerosi. Anche domenica scorsa il colpo d'occhio contro Montegranaro era molto molto bello. Ti chiederei insomma due parole anche sui nostri Ah, tifosi. io non smetterò mai di ringraziarli già dall'anno scorso che ci hanno sostenuto in un momento molto buio del campionato e quest'anno stiamo avendo degli aumenti importanti di entrate al palazzetto e loro ci sono sempre vicini, in casa e fuori casa e sono davvero fenomenali. Bene, ringraziamo il presidente del club Francesco Dauria, ricordiamo l'appuntamento di domenica alle ore 18 al Palaruggi di Imola per il derby contro l'Andrea Costa. Grazie.